Il buon combattente è una persona che fa sacrifici tutti i giorni. Il buon combattente è una persona che prima di addormentarsi ringrazia Dio per la giornata che ha avuto, la giornata difficile, la giornata combattiva, ed è la persona che la mattina dopo si alza con un progetto, con un obiettivo, quello di fare meglio del giorno prima. Ed è una persona che ovviamente vive di sacrifici e di valori, di lealtà, correttezza, fratellanza, di educazione innanzitutto. A tal proposito, cosa pensa dell'accaduto a Colleferro? Quelle persone possono definirsi combattenti secondo lei? Qua stiamo toccando un tasto forte. Allora, a parere mio, personalmente, noi combattiamo in tutta l'Italia, anche nel mondo. Io non li conosco. Conosco la palestra, so che è un bravo maestro, ma loro personalmente non li conosco. Quindi persone che hanno 3-4 match non si possono definire combattenti. Calcola che noi, un ragazzino di 10 anni da noi c'ha 20 match, o un ragazzino di 15 ce n'ha 50. Quindi non parliamo di combattenti, secondo me, anche perché il combattente in questo caso avrebbe fatto una cosa diversa. Si sarebbe messo dalla parte del debole, perché il combattente è abituato al lavoro duro, è abituato anche a me è capitato, no? Cioè, magari io contro 10, io contro 5, io contro 20 in una situazione, ma non possiamo dire 4 combattenti contro un ragazzino che ho visto, Willy, che Dio adesso è con Dio, e c'ho una pena immensa. Non possiamo dire che quelli erano combattenti, assolutamente. Poi una cosa importante che volevo dire: Willy ormai non c'è più, ok? Ed è una cosa bruttissima. Però perché non risaltare le cose buone? Le cose buone quali sono? Io stesso, o altri ragazzi, o altri maestri, o altri atleti in tutta l'Italia fanno tante azioni buone. Cioè, io mi ricordo di essere intervenuto più di una volta praticamente a disarmare persone, più di una volta ho aiutato delle persone in difficoltà in modo serio e in modo anche incisivo, e me ne andavo, cioè non mi mettevo su un piedistallo. Però queste sono le cose belle, questi sono i combattenti. Quello che ho detto anche io sui post su Facebook: non possiamo dire come se un calciatore, come hai detto tu prima, due calciatori uccidono un ragazzo a calci in testa e allora bandiamo il calcio. Cioè, questo fa capire il livello di ignoranza e fa capire veramente che i social hanno dato bocca e hanno dato parola a tutti, anche a quelli che non dovrebbero parlare. Perché una persona che dice bandiamo l'MMA, cioè, ma lo sanno nelle palestre di MMA quanti ragazzi si salvano? Non lo sanno. Lo sanno che solo da me, io con carta alle mani, c'ho forse più di 50 ragazzi che salvo dalla strada all'anno, ma salvo nel vero senso della parola. Vita brutta e poi cambiano vita. Cioè, le sanno queste cose. E chi sono gli educatori? Dove sono gli educatori se non sono i maestri? Chi sono gli educatori? Non ce ne sono educatori. Gli educatori sono i maestri di queste scuole, perché riusciamo a incanalizzare l'energia dei ragazzi, la incanalizziamo in un qualcosa di concreto, e stanno sotto il nostro scudo. Ovviamente, è come ho detto anche l'altro giorno, si parla di pecore nere, no? Perché se in tutte le famiglie, anche quelle più oneste, quelle più educate, ci può essere una pecora nera, e quella pecora nera può praticamente distruggere il nome di un'intera famiglia. A tal proposito, che cos'è l'MMA? L'MMA, parliamo di un superare i limiti. Cioè, l'MMA non è altro che tutti gli sport da combattimento conosciuti messi insieme. Questo è l'MMA. L'MMA è kickboxing, muay thai, pugilato, lotta libera, lotta greco-romana, jiu-jitsu, tutti gli sport da combattimento e da contatto messi insieme. Quindi mica stiamo parlando di una cosa che poi dicono, no? Nell'ignoranza. Ah, si colpisce a terra. Ok. Ma perché nell'ignoranza forse alcuni pugili non sanno, mi riferisco ai pugili perché sono quelli che ce l'hanno di più,
non i pugili crotoneschi, sono amici miei, parlo a livello italiano, che sono quelli che parlano io, non si colpisce a terra, ma i pugili lo sanno che esistono sport come il jiu-jitsu che si combatte solo a terra? Forse non lo sanno. Il jiu-jitsu praticamente si parte in piedi ma si finisce a terra la maggior parte dei match. La lotta libera, il judo, hanno i secondi da tenere a terra l'avversario, forse questo non lo sanno. Questa è una cosa che poi alla fine è sempre l'ignoranza che parla, perché una persona dovrebbe provare per poter dire, per poter parlare. A tal proposito, lei cosa insegna ai ragazzi che approdano nella sua palestra? La prima cosa, l'educazione, perché arrivano tanti ragazzi in modo abitudinariamente sbagliato. Non è che sono ragazzi che cattivi, sono ragazzi che hanno abitudini sbagliate, e quindi la prima cosa è l'educazione. Gli insegno a vivere per quello che io ho potuto imparare nella mia vita, nelle mie esperienze. Poi non sono solo, parliamo di tanti insegnanti nella mia scuola, e quindi siamo come tanti fratelli maggiori, tanti padri che teniamo sotto scudo questi ragazzi e gli insegniamo a vivere, con la parola giusta, e gli insegniamo a superare i propri limiti, perché quello che dico sempre, l'aggressività ce l'abbiamo tutti, anche chi non fa sport da combattimento. Però io e i maestri come me insegniamo di qualsiasi disciplina, parliamo di pugilato, di MMA, di Muay Thai, di kickboxing, di judo, di karate, tutti i maestri. Aiutiamo a far togliere fuori questa aggressività, la togliamo di proposito fuori per poterla gestire, in modo che quando arriverà una situazione sbagliata, una situazione che nella vita reale ci può portare ad avere l'escandescenza, no? Chi non ha allenato l'aggressività a gestirla non la saprà gestire, ma ragazzi come questi, con la pazienza che hanno avuto durante gli allenamenti e i sacrifici, arriveranno a gestire tutta l'aggressività di questo mondo. Quindi abbiamo persone più concrete, più basate, più pazienti, più forti, e che per arrivare all'ira, come dice pure sulla Bibbia, no? Bisogna essere lenti all'ira. Per arrivare all'ira ci vuole veramente, ma veramente, ma veramente tanto. Quindi per questo dico, quei ragazzi secondo me non erano combattenti. Forza Crotone. Forza Crotone sempre, forza Crotoniati.